Ecco qua, ci vediamo questo, a commentare i dati, ma soprattutto anche per entrare nello specifico delle circolari che abbiamo visto. Dopo aver visto tutti questi dati, di commentare un po' più esaustivo, pensiamo che sia la prima volta, anzi, se poi se il mio credo sono assolutamente qui, da qualche riflessione di carattere generale su questi dati. Per quello di cui sono rimasti maggiormente impressi, visto che come dicevo questa è la prima volta che si sono modificati, grazie a Flavio per il video a questo punto che consente di dirci e di aggiornarvi un po' su alcune attività anche dell'organismo proprio sull'ascolto di questo sondaggio. La prima questione che faccio dal punto di vista generale è che adesso non ricordo nel dettaglio le contenuti perché sono passati quanto tempo a studiare e pochi secondi. Però se ricordo male i soggetti che hanno maggiormente risposto a questa indagine sono i mediatori. Che sono tra l'altro soggetti più colpiti dalla riforma, nel senso che indubbiamente sono più penalizzati. Magari la gente non sarà completamente d'accordo con il discorso del buon mandato o rimandato, però gli interventi che sono stati fatti sono stati molto consistenti, in modo molto consistente non a caso ho visto che una 9% del nostro impresso, proprio le ultime slide, immagino la scomparsa dei mediatori. Questo è un dato che fa riflettere. Da un punto di vista generale vuol dire che ritengo questa indagine positiva nel metodo ma devo dire anche nei dati. Francamente mi fa piacere che il mercato comincia ad avere un pochino più di ottimismo. Lo sapete meglio di me, credo che i tempi trascorsi negli ultimi anni difficilmente torneranno e torneranno ci vorrà molto molto tempo. Ma è già importante non solo aver bloccato questa crescita esponenziale del pessimismo, che sarebbe già un primo risultato, ma qualche lieve segno di ottimismo lo vediamo, quindi questo è sicuramente un dato molto utile e molto importante per le categorie del settore del mercato. Mi colpiscono anche altre slide. Togliamoci subito il dente, il 3% che poi la soppressione dell'OMO è piuttosto straordinario, scusate, ma io immaginavo il 70-80% e non mi prendo gli onori perché io sono arrivato da pochissimo, quindi meglio di chi è dall'organismo fin dall'inizio, per me è stato straordinario. Va benissimo, però ovviamente dovremmo migliorare, dovremmo fare tante cose. Però vorrei rimarcare per rimanere sull'attività su due punti: abusivismo e comunicazione. Partiamo da. Scusate, aspetto un po' di lavorare subito. Non so perché, ma per esempio. Allora, stavo dicendo, comunicazione e abusivismo. In quanto riguarda la comunicazione, infatti c'è due aree di intervento. Una prima area è una migliore comunicazione tra l'organismo e gli iscritti. Dovuto al fatto, abbiamo iniziato questo esercizio con queste circolari che sembrano andare più nella, diciamo, se cercano di essere sempre più esaustive,
ma sicuramente c'è una difficoltà da parte nostra di relazionarci con i nostri iscritti, perché magari noi usiamo un linguaggio e partiamo da un presupposto di conoscenza della normativa che non è poi quella reale, e quindi c'è una prima gaffa che dovremmo di migliorare. Dall'altra devo dire che c'è una scarsa abitudine, ma c'è un certo non per colpa dei docenti e dei mediatori, ad avere un interlocutore forte, un'autorità che affronta determinate problematiche e dà una serie di indicazioni. Lo vediamo da tante situazioni, cioè i nostri iscritti operativi e non operativi, li coinvolgiamo spesso in alcune verifiche interne, ci sono tutta una serie di attività alle quali non sono abituate. Faccio degli esempi banali: il PEC che tornano indietro perché la casella postale è piena, PEC non lette, per cui faccio un esempio, ci stiamo attrezzando in modo tale da avere a breve un sistema informatico che ogni volta che viene mandato una PEC ad un iscritto c'è parte contestualmente un SMS sul cellulare che dice guarda che è arrivata una PEC all'organismo. Su tutti accorgimenti, guarda, ci stiamo andando piano piano, questi sono, non voglio diventare un tema americano, però sono posti, ma capiamo che altrimenti qua non usciamo, insomma, d'altro canto, c'è un primo problema in più, al momento c'è comunque un problema sulla chiarezza, il 64-32% di circolari eccetera. Io lo ritengo un dato positivo, perché comunque ci sono due problematiche, così quanto sulla scorta della mia precedente esperienza, tu la puoi scrivere come ti pare, nel senso nel modo migliore possibile, cercando di essere il più chiaro possibile, ma non riuscirà mai a contentare, quindi a essere chiaro per tutti, ci sarà sempre quello che ha un caso particolarissimo che non è perfettamente riconducibile alla fattispecie, siccome non riesce per principi generali, ma non per colpa sua, non fa né un avvocato né un giurista eccetera, a calibrare sulla sua operatività, dice no, non è chiaro, giustamente non è chiaro, però cioè, questo è un processo cognitivo e che non si risolve in modo immediato. Da una parte vorrebbero farmi capire dai dati, ma anche da quello che sono le nostre contatti con gli altri operatori, vorrebbero delle norme in modo più calate sul concreto. Poi dall'altra però, al contrario, quando sono molto concrete, sono troppo al concreto, si trovano in difficoltà perché gli blocca l'operatività. Quindi diciamo che è un po' il famoso cane che si morde la coda. Assolutamente, io qui faccio riferimento alla mia precedente esperienza, stando in un settore normativo, io andavo in convegni come questo, con l'età della sala diceva no, però non deve essere assolutamente generale, l'altra metà diceva no, non dare uno specifico che è, trovare un amico. Norme troppo particolari, francamente io uso a base della mia esperienza personale, norme troppo dettagliate che diventa complicato, sono delle principiali poi chiedere calate nelle diverse realtà e su casi specifici puoi fare degli interventi obbligati di circolare, insomma, però questo è un livello personale. Quindi sicuramente c'è questa simmetria di sensibilità alla comunicazione e anche da parte dell'organismo di capacità di comunicare. Sulla quale siamo entrati, ovviamente questo è un tema che non si risolve in un secondo, ci vuole un po' di tempo sia da parte nostra che sia ovviamente da parte dei soggetti iscritti, ma stiamo lavorando su questo. L'altra parte della comunicazione la lega un po' all'organismo, nel senso che effettivamente fino adesso, a parte gli operatori del settore, che ci siano delle categorie professionali che hanno determinati requisiti per svolgere una responsabilità, devono avere determinati requisiti che vengono guardati dall'organismo, sappiamo che gli operatori del settore usano dei requisiti, ma il consumatore medio può usare. Su questo stiamo lavorando nell'ambito delle nostre attività proprio ad una strategia di comunicazione dell'organismo. Strategia di comunicazione dell'organismo che lo vedo come
di un filo luce che lega, che parte dal sito e sarà l'elemento più visibile, stiamo completamente strutturando, sarà un sito del soggetto scientifico, sicuramente più fruibile, più immediato, con maggior possibilità di interrogazione, di risposte, di parole chiave, di fatti, di parole chiave, di argomenti, insomma, sicuramente, e questo aiuta anche la comunicazione dall'altro lato. Ci sarà poi una sezione dedicata agli intermediari, dove vedremo magari delle informazioni che possono essere utili agli intermediari, comunque non sono informazioni riservate, che non sentite prima in mente, magari per gli intermediari può essere utile sapere quali sono gli iscritti non operativi, cioè soggetti che hanno già superato le varie dell'organismo in particolare, che si sono la personalità, gli mandano le informazioni e tutti, poi passa la relativa al mandato e lì può essere una sezione a cui eventualmente magari possono attingere un po'. Stiamo lavorando su diverse informazioni che mettono a disposizione anche degli intermediari, oltre a rendere gestibili. Questa io la considero una parte della comunicazione per un organismo che è tutto quello informatizzato, eccetera, eccetera, il sito ha la sua importanza, ma non ci fermiamo che anche qui. A proposito del sito, mi chiedo, ci sarà anche la possibilità di interrogarlo sulla parte dei collaboratori? Ci sarà possibilità di interrogare, se ci sarà possibilità di vedere i mandati del signor agente A, l'intermediario dovrà vedere interrogando tutti gli agenti che hanno mandato l'organismo di avere il proprio mandato, in modo da verificare se sono aggiornati temporali o non sono aggiornati. Cioè, c'è tutta una serie di informazioni che sono del sistema, che fanno chiarezza, trasparenza e soprattutto permettono uno scambio di comunicazione sicuramente più veloce. E questo è un aspetto. L'altro aspetto invece è quello della vera e propria comunicazione. Stiamo ragionando su una strategia di comunicazione che è finalizzata ovviamente non a far conoscere l'organismo, perché non interessa indirizzamente a conoscere l'organismo, ma a far conoscere al consumatore finale che esistono delle categorie professionali per abilità, per esercitare di una determinata professione e che c'è un soggetto che si chiama OM, ma non ci interessa nulla, che verifica il possesso dei requisiti e che quindi quando vengono contattati con determinati soggetti possono andare a verificare sul nostro sito o possono interfacciarsi con l'organismo per verificare che effettivamente quel soggetto è il primo regolato la legge. Credo che questo sia un aiuto, anche questo sia un aiuto, diciamo, a contrastare l'abusivismo, a dare un salto ai nostri iscritti, alla professione soprattutto, in modo tale da cercare, è uno strumento, a cercare di limitare l'abusivismo, che ovviamente in cui ci vengono in giro, questo è una chiara più rilevante. Entrerei un po' in cronaca in qualche modo, perché sì. È di questi giorni, insomma, notizia delle prime attività di vera lotta all'abusivismo da parte dell'OM, su una notizia apparsa qualche tempo fa sul portone della Guardia di Finanza dell'OM, che adesso ha portato avanti anche lei la notizia. Sì, c'è quello, ci sono le prime esposte alla Procura della Repubblica sul caso dell'abusivismo, da dove ci sono arrivate delle segnalazioni consistenti, faccio una piccola indicazione, c'è da tutto, c'è cioè dalla segnalazione Mario Rossi è abusivo a segnalazioni che hanno maggiore solidità, per un grande maggior solidità di eguaglianza.